Ciao, oggi è il 1 gennaio 2013. Abbiamo pensato di iniziare bene l'anno con un po' di denunce. Siamo venuti al parco giochi dei bimbi di via Esperia Sperani in zona Ottavia. Vi facciamo vedere un po' di degrado di quartiere. Questi sono tre dei pezzetti di vetro, vari pezzetti di vetro che abbiamo trovato nelle giostre. Adesso prendiamo e andiamo a buttare. E poi piano piano vi faccio vedere tutto il resto. Un'altra cosa molto molto preoccupante è che questo parco è completamente aperto. Aperto significa che i cani possono entrare tranquillamente. Infatti questa mattina uno scivolo era completamente sporco di impronte di cani, di cose varie. Lasciamo perdere, vi faccio vedere. Qui ci dovrebbero essere due battenti del cancello perché sono stati completamente divelti. Lì c'è un cancello chiuso, però in realtà poi quando ci avviciniamo vi faccio vedere. Arriva battuta ma non chiude e quello è il cancello che da su strada è completamente aperto. Ecco, qui c'è questa bellissima cornice di legno che è praticamente libera e che rappresenta un pericolo per i bambini. Adesso nelle pause di gioco di mio figlio vi faccio vedere il resto, Ecco, avete visto i rifiuti, avete visto qui tutte queste scarpatine piene di sassi e vetri che di solito eliminiamo sempre con le mani. E poi, vabbè, oggi è il 1 gennaio, quindi i ragazzi grandi avranno sicuramente sparato i botti che poi hanno gentilmente lasciato accanto al secchione, quantomeno sono stati educati vicino al secchione di un parco per bambini. E poi un'altra cosa da andare a vedere è uno di questi giochi che sono stati completamente divelti sempre dai ragazzi grandi che vanno e vandalizzano un po' tutto. Adesso vi faccio vedere. E anche questo parco, che è un altro parchetto di quartiere, questo è completamente devastato. Che vi è? Via Tarsia, abbiamo, vabbè, sporcizia ovunque, sporcizia e vetri ovunque. Le panchine sono quasi tutte rotte, hanno questi ferri arrugginiti che sporgono, che non sono assolutamente sicuri. Lo scivolo, il castello lì con le scale è tutto comunque rotto, a parte pieno di scritte, spesso è sporco. I secchioni dell'immondizia sono stati vandalizzati, sono tutti rotti, aperti, addirittura per terra si trovano i pezzi mancanti. Volendo poteva essere un esempio di parco intelligente perché ci sono ben quattro lampioni alimentati con l'energia solare, pannelli fotovoltaici. Non funzionano comunque. L'idea era buona, l'attuazione pratica no, e quindi diciamo che a questo punto il degrado qui è totale. Questi pezzetti scuri sono tutti vetri, sono frammenti di vetri. Anche questo, non so se si vede, è un vetro, pezzo di una bottiglia. Quindi i nostri figli giocano nell'immondizia. Tra l'immondizia e i vetri, peraltro. Sappiamo da alcuni cittadini ci hanno detto che l'ama è stata qui a pulire, evidentemente ha rimosso i pezzi di vetro, ma ha lasciato tutto il resto dell'immondizia. Ci sono cartacce, pezzi di bicchieri, bottiglie, c'è di tutto. L'erba è incolta ed è molto alta. La situazione quindi è estremamente grave. Questi parchi non sono delle discariche, dovrebbero essere dei posti sicuri dove far giocare i nostri figli. Non lo sono. Ciao, oggi siamo venuti a vedere un altro parco della zona di Ottavia, si trova in via della Lucchina, è un parchetto molto piccolo che però potrebbe essere un posto molto carino dove far giocare i bambini. Purtroppo non è così, è un parco molto sporco, è un parco completamente vandalizzato, i giochi, le panchine, il gazebo è tutto scritto e addirittura lo scivolo ha due buchi, evidentemente fatti con l'uso di una fiamma. Il parco è anche molto molto sporco, per terra non c'è l'erba ma un'erba sintetica che evidentemente non viene pulita, insomma non viene mantenuta, per cui si trovano parecchi rifiuti. E il parco è un parco recintato, per cui dovrebbe essere,
diciamo, più sicuro, tenuto solamente a disposizione dei bambini. Purtroppo la recinzione è stata divelta in più punti, in altri punti è completamente rotta, e inoltre i due punti di accesso e i cancelli sono rotti, comunque non si chiudono. Questo è il parco barra discarica nel quale giocano i nostri figli.